Firenze, 1919. La Grande Guerra ormai era finita da un anno e in questa città, già cosmopolita per l'epoca, era facile individuare il protagonista della nostra storia, ovvero il conte Camillo Negroni. Non passava mai inosservato, ad esempio alla guida della sua auto, una delle prime che circolavano in città. E poi elegantissimo, sempre col suo cilindro poggiato sopra il capo. Era la norma vederlo sorseggiare i propri drink al bancone del caffè Casoni o al tavolo del Grand Hotel. Il conte era un VVO, nonché un discreto bevitore, come ricorderà anche Fosco Scarselli, che in un'intervista affermò: «Ho visto inghiottire al conte anche 40 drink in un giorno, eppure non lo vidi mai ubriaco». Fosco Scarselli, per la precisione, era il bartender storico del caffè Casoni, locale o drogheria, vista l'epoca, padre di uno dei drink che rientra pienamente nella categoria IPA degli Unforgettable, gli indimenticabili. La leggenda narra che il conte Camillo Negroni, di ritorno da un viaggio verso Londra, chiese al bartender Fosco Scarselli di irrobustire il suo americano. Scarselli quindi decise di togliere la soda e rimpiazzare la porzione con un distillato molto gradito al conte, ovvero il gin, andando a creare quindi un drink iconico tutt'oggi, grazie all'alchimia e all'equilibrio perfetto dei propri ingredienti. La sua fama aumentò di giorno in giorno. Ed inizialmente chiamato come un americano alla maniera del conte Negroni, prese ben presto la sua nomenclatura definitiva, semplicemente Negroni. Il drink all'epoca non veniva però servito in un tumbler basso come ad oggi, ma invece veniva miscelato all'interno di un calice da cordiale. Questo a testimonianza del fatto che anche le bevute più classiche tendano a modernizzarsi. Uno dei dettagli che contraddistingue il Negroni possiamo dire che sia anche la famosa fetta d'arancia come decorazione, poiché all'epoca era usanza per i ricchi utilizzare gli agrumi per testimoniare la propria superiorità a livello di classe sociale. Oggi il cocktail, come detto in precedenza, fa parte degli Unforgettable nella drink list degli IBA. Si compone di 30 ml di gin, 30 ml di bitter e 30 ml di vermouth rosso. Il tutto servito in un tumbler basso con ghiaccio ed una fettina d'arancia. Un equilibrio unico tra il secco, il dolce e l'amaro, che hanno consentito al cocktail di diffondersi ovunque e di dominare gli aperitivi, soprattutto quelli italiani. Ricordo inoltre che è uno dei 10 drink più bevuti in tutto il globo. Salute!